si sente già. No. Se io ti metto questa e ti metto la Nutella, secondo me tu non vedi la differenza. Esiste una crema spalmabile migliore della Nutella. E non ridi, guarda così interrogato. Per andare a giudicare tutte queste creme spalmabili, ho chiamato i miei due giudici preferiti, ovvero il piccolo Lori. Io di sicuramente darò 10 a tutte le Nutelle. 10 a tutte le Nutelle. E qui allora è già finita la sfida. E poi Emily. Allora, come primo assaggeremo comunque la Nutella per andare poi a comparare tutti gli altri. Abbiamo preso due belle baguette per spalmare. 10.404. La Nutella è la Nutella. 10. Si sa. Ciao. 10. 10 e lode. Non c'è un voto paragonabile per... 10 e lode. 10 meno. Io invece voglio partire da un 8. Da un bel 10 e lode. Poi passiamo a una crema tarocca. Marca Selex, che è una marca che vende il Famila. Famila. Ho un po' esagerato, però allora a me non piacciono i dolci, ma il cioccolato, ragazzi. Non si sentono tanto le nocciole. Sì, si sente più lo zucchero. Si sente più lo zucchero e il cioccolato. La domanda più importante però è: contiene olio di palma, sì o no? Attenzione, perché questo contiene olio di palma e olio di colza. 7.5. Ok, Lori, che voto dai? 10 lode. Io mi sento di dare un 6.5, perché comunque si sente tanto lo zucchero. Padistelle? Pezzettini di biscotti, io non l'ho mai assaggiata questa. Io sì. Come consistenza è dura come l'altra. Questa è la mia. Lo vedi qua? Questa impasta per bene questa, eh. Il sapore è buono, ma io lo sento tipo forte. Più fondente. Più fondente, ma più fondente. Ma no. Allora, intanto, vabbè, ho visto che non contiene olio di palma questo. Emi, voto? Allora, voto 6. Lori? 10 e lode. 10 e lode. E io invece gli do un bel 7.5. Adesso invece passiamo a una simil crema pan di stelle che ho trovato oggi all'Eurospin, marca Dolciando. Oh, troppo buona. Il pezzettino, giusto questo. Okay. Perché non ne voglio tanto, non voglio fare la cacca veramente tanto dura. Perché la già fatta ero. I pezzi di cioccolato, di biscotto però sono croccanti, eh. Aspetta, all'altra 5.5. Lori, voto? 10 lode. 10 lode. Anzi no, 7. 7? Oh, attenzione, qui abbiamo cambiato. 7. Io invece gli do la sufficienza, comunque gliela diamo. 6.5. Quella, attenzione, quella secondo me potrebbe... Cioccolato Novi, 45% di nocciole. Wow, bella. Allora, la consistenza è mi sembra uguale a quella della Nutella, eh? Sembra vellutata proprio. Sì, sembra il cioccolato che fai a Bagno Maria. No. Sentiamo. Si sente tantissimo la nocciola. No, vabbè. Un altro per favore. No, sì, qui si sente proprio la nocciola. Senti come se fosse tritata proprio. Che voto dai, Emi? 8. 8, quindi uguale alla Nutella. Tu, Lori? 10.5. 10.5. Io mi sento di dare un 8.5. Veramente, veramente buona. Comunque, prezzo l'avete pagata, lo vale. Val soia, 100% vegetale. Io faccio sempre il pezzettino perché non voglio tanto ingrassare. No, non è vero. No. Beh, vegetale, non c'entra niente, però. No, non so perché. Giusto anche farla vedere perché chi. Allora, ha lo stesso sapore della normale. Della Nutella. Allora, voto Emi? 5. 5? Non mi piace qualcosa di. Cioè, non so se è la soia o qualcos'altro. Io! Ok, vai. 10 e lode. 10 e lode. Allora, io non dico che non è buona, perché non è buona, si sente che è di qualità, però a me non piace. Quindi io gli voglio dare 6.5, perché non puoi dire che non è un prodotto di qualità, eh. È vegetale rispetto agli altri. Io.
fatto io. Io questa non l'assaggio. Guardate una girata. C'è olio che viaggia. Io me ne vado. Non l'assaggi? Ma guarda che la consistenza. Guarda che sono tutti così lori con l'olio dentro. Sì, si è separato. Si è separato l'olio, però. Dai, forse l'assaggio. È molto. Forse l'assaggi? Sì, dai, l'assaggio. Boh, questa è un po' particolare, diciamo. Non so se sono tutte così dove l'olio è rimasto separato, ma veramente c'era 5 meno. 5 meno? Attenzione, Lori, voto 5 meno. Solo perché si è separato 5. L'olio. Sì, anch'io do, anch'io gli do un 5. Solo, cioè, sono Clemente che non do il 4, perché. Altra crema della Dolciando. Crema alla nocciola senza olio di palma, 30% di nocciole. Io faccio metà come sempre. Com'è? Super buona. È lo stesso odore della Nutella, però molto più buona. Allora, Lori, voto questo, hai detto che è più buona della Nutella. Sì, è molto. Ha lo stesso sapore, però molto più alto. Quindi quanto gli dai? 20 e lode. Non ha lo stesso sapore della Nutella, ma mi sento di dargli un bel 7,5. Perché è veramente buona. Per essere una sottomarca, chiamiamola così, è veramente buona. Ma sono l'unica che non ha sbalordito più di tanto. No, a me è piaciuta. 7. Ora passiamo all'artiglieria pesante. Lindt fondente. Senza glutine e senza olio di palma. Bella scura. Si sente già. No. Scritto. Io dico il mio voto. Vai. Allora, 20.604. Voto di Lori 20.604. Dai, troppo buona. Io sì, però non gli do più della Nutella. 8. È buona, però a me non piace tanto il fondente. Quindi voto? 7,5. 7,5. Questa è la mia. Adesso sganciamo l'altra bomba, sempre Lindt, ma questa volta alle nocciole. Guarda qua. Guarda qua. Qui c'è 25% di nocciole, Ancora di più il sapore delle nocciole. Attenzione, se io ti metto queste, ti metto la Nutella, secondo me tu non vedi la differenza. Gliel'ha fatta, datemi un barattolone così. Il mio voto è un 8, perché secondo me questa qui è veramente alla pari della Nutella. Allora, questa gli do un 9. Più sapore, perché c'è anche. Cioè, questa la preferisci alla 9 questa? Perché ha anche il latte e il cioccolato. No. 104.407. L'ultima, Baci Perugina. Queste sono cose illegali. Qui ci facciamo male. Questa. Beh, anche qui nocciole. Allora, con granella di nocciole, senza olio di palma. Andiamo a fare l'ultimo assaggio. Guarda proprio i pezzi di nocciola. Porca miseria. 4.600.407.000. Mamma mia. Sfiora di tanto così il sapore della Nutella. Forse sono quasi uguali, però c'è qualcosa in... La Nutella qualcosa in più. Ragazzi, do un 9 perché quei pezzetti di nocciola dentro. Quindi batte la Nutella. Sono veramente... sì. Il mio l'ho già detto, è super alto. Super alto? Però se non ve lo ricordate io lo ridico, ok? Vai. 4.607.407.000. C'è una cosa che però ci tengo a dire. Adesso non vado a elencare tutti gli ingredienti che ci sono nelle altre creme spalmabili. Ma la Nutella ha una cosa che per me è veramente da premiare. 7 ingredienti. E sappiamo che meno ingredienti ci sono le cose, meno schifezze ci sono. Quindi qui abbiamo zucchero, olio di palma, ok, c'è l'olio di palma, nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro, emulsionanti, lettine di soia e vanillina. Basta! Bene ragazzi, detto ciò, chi è il vincitore? Qual è la crema spalmabile migliore sul mercato? Ma soprattutto, c'è qualcuno che batte la Nutella? Stefa adesso ci dà la classifica in base ai voti, la somma dei voti che abbiamo dato. Ovviamente quelli di Lori sono partiti da 10 e più, sempre. Ah beh, sì, è vero, quelli di Lori come li hai contati? 10 e più, tranne quando ha detto meno di 10. Ah, va bene, ok, allora, terzo posto? Terzo posto, Lindt nocciola, pareggio con la Novi. Lindt nocciole a pari merito con la Novi. Ok, secondo posto,
Baci Perugina. Secondo posto, Baci Perugina. Ma poi aveva tutti i grumelli. Primo posto, la Nutella. Non la batte. Sì. Primo posto, la Nutella. La Nutella non la batte nessuno, ragazzi. No, ma scusate. Cioè, voi siete pazzi. Perché? Quella mia era stata quell'altra l'ultima. Sì, poi comunque io sinceramente metto la Nutella al primo posto anche per il discorso degli ingredienti che abbiamo detto poco fa. E fateci sapere nei commenti invece qual è la vostra classifica, se secondo voi ci sono delle creme che sono migliori della Nutella. Amy, vuoi dire qualcosa? Sei d'accordo con questa classifica? Avrei messo la l'Inter nocciole al secondo posto invece per la Baci Perugina. Allora, io dico una cosa. Io dico le mie che metterei per prime. Sì. Nutella, questa qua, sì, e questa. Ah, bravo, quindi sei d'accordo con la classifica. Bravo. Bene ragazzi, per questo video abbiamo finito. Questa battle tra la Nutella e altri prodotti è andata così. Fateci sapere se siete d'accordo. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo in giro. In un altro video posso dire io, lasciate like e iscrivetevi nel canale? Sì, certo. Grazie. Prego. Io me ne vado.